Ecco, oggi parliamo di ciclismo, parliamo dell'associazione Orange Bike. Ecco, come nasce questa associazione? Allora, l'Orange Bike nasce nel 2012 per volontà di 5 appassionati. E l'intento era quello di unire un pochettino tutti gli amatori delle due ruote della zona. E questo purtroppo non è stato possibile, però dall'altra parte abbiamo creato tanti sottogruppi e questo ci fa piacere perché siamo stati super imitati. E quindi diciamo questa cosa ci inorgoglisce. Parliamo un po' dell'organizzazione, come si sviluppa e come nasce. Allora, l'organizzazione innanzitutto partiamo da un discorso, diciamo, parte diciamo quella agonistica, ci sono anche i problemi fatti da diciamo come organizzare, quindi ovviamente abbiamo gli sponsor che ci servono, perché ovviamente per fare le gare e tutte le competizioni abbiamo bisogno di fondi, quindi ci vogliono gli sponsor, ci vogliono delle persone che ci seguono e che amino lo sport in sé per sé. Ecco, uno sport che produce anche campione mondiale. Sì, diciamo nel campo sempre amatoriale si può prendere anche qualche piccola soddisfazione, bisogna credere in quello che si fa e poi l'allenamento, la costanza nel ciclismo ti premia sempre. Nelle gare che ha affrontato, quali sono state le principali difficoltà? Allora, le difficoltà principali sono trovare il tempo per gli allenamenti, perché comunque, come ha detto prima Daniele, noi siamo amatori, quindi oltre al ciclismo abbiamo anche un lavoro, delle famiglie, quindi dobbiamo trovare anche il tempo per poterci allenare. Questa è una delle difficoltà più grandi che ci sono. Il ciclismo mantiene unite anche le famiglie, ecco, voi gareggiate marito e moglie, soddisfatti? Soddisfattissimi, la stessa passione ci unisce in uno sport che ci fa divertire parecchio. Sì, da quest'anno mi sono cimentata anch'io, insieme a mio marito che mi fa allenare 2 volte alla settimana, e questa passione davvero ci unisce ancora di più. Anche voi siete una coppia che praticate questo sport? Sì, lo praticiamo da diciamo 2 anni, quest'anno ci siamo cimentati anche noi a fare delle gare, ma non solo noi soli, ma anche i miei figli, tutti quanti, la famiglia ci unisce ancora di più frequentando questo sport. Ecco, nella gara si litiga? No, non si litiga, c'è un po' di competizione anche. Per fortuna siamo in categoria separata. Anche un po' di competizione, in privato. Comunque è uno sport che è passione. Sì, tantissimo. Prende molto impegno, giustamente, perché uno si deve gareggiare, si deve allenare, ma facciamo del nostro meglio, proprio che altro per divertirci. Vedo che anche i figli hanno imboccato questa strada, eh? Sì, ci divertiamo tutti insieme, è una bella emozione che si prova anche durante una gara, essendo che c'è tutta la famiglia che gareggia. Ecco, e per concludere parliamo anche delle prospettive. Allora, le prospettive, prima delle prospettive parliamo del palmarès, che è stato importante quest'anno per la nostra squadra, che ci ha contraddistinto rispetto alle altre. Intanto qui alla mia destra ho il campione mondiale Axi, riconfermato quest'anno per la seconda volta. Poi ho Davide Campailla, che è campione nazionale ciclocross, che è un'altra specialità che sta prendendo piede nell'ultimo periodo in maniera forte. E Carmelo Mercante, campione nazionale ciclocross anche lui, e altri titoli che non stiamo qui a dirvi. A livello regionale li abbiamo presi tutti, anche come squadra Orange Bike abbiamo vinto tutto. In più c'è una preparazione per il triathlon, che è quel Vincenzo che ha fatto quest'anno la Spartan, che è una gara che si svolge a... Noi abbiamo fatto la tappa di Misana Adriatica su 8 km con ostacoli di vario genere, e ora stiamo iniziando il campionato CR, preparazione per triathlon e il mezzo Ironman di Ragusa, quindi impegnati su tanti fronti. Le prospettive effettive quest'anno sono intanto, noi non siamo solamente una squadra competitiva come potete ben vedere, ma facciamo anche cicloturismo a livello regionale. Noi vorremmo ringraziare allo stesso tempo l'amministrazione comunale di Carlentini e nella figura dell'assessore dello sport e spettacolo, che ci coaudiva in quelle che sono le nostre iniziative e ci supporta e ci sopporta per tutte le nostre cose che organizziamo durante l'anno. Tutto questo è stato possibile grazie alla passione di questi 4 personaggi, che sono Massimo Rubino, Andrea Leopardi, Carlo Leopardi, Rosario Rubino e un assente purtroppo che ci ha lasciato 2 anni fa, che è Nicco Rubino,
che era il presidente della nostra associazione, purtroppo è venuto a mancare all'improvviso, e oltre a te il papà dei nostri Rubino, il nonno di mio figlio e il mio suocero. Ok, grazie a tutti, grazie.